E ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot Combat versione Jap. Perché ragazzi, quest'oggi, come sicuramente avete visto dal titolo e dalla copertina, andremo a vedere insieme come farmare l'SA di C21, ovviamente ragazzi la C21 uscita nella batch insieme ovviamente a C17. Infatti andremo a vedere velocemente di quale C21 sto parlando. Eccola qua ragazzi, di questa C21, ovviamente anche perché c'è soltanto questa, a parte quella free to play che vedremo tra poco, che per appunto servirà per farmare gli SA. Detto questo ragazzi, possiamo partire subito, però ovviamente prima di partire, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a mettere un bel like per il supporto. Qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili del caso, ovviamente anche la pagina Facebook di Delandomiros se volete acquistare da costoro a un prezzo molto molto più basso e ovviamente ragazzi in quantità maggiori. Trovate anche il link alla pagina Facebook alla mia pagina Facebook, al canale Discord ovviamente mio del canale e ovviamente anche ragazzi al canale Discord dei Dokkan Titans. Quindi mi raccomando, un bel pollicione in su e tutti i link utili sono qua sotto, ovviamente seguitemi anche su Instagram. Detto questo, ragazzi, partiamo subitissimo con questa breve guida. È una guida davvero molto breve, ma comunque spero che vi sia utile per chi magari è meno pratico con il gioco e chi magari ha scolato anche C21. Questo, ragazzi, è l'evento per appunto dedicato a Dragon Ball FighterZ. Andiamo subitissimo a vedere insieme i vari stage, i vari step, cosa danno ognuno. Li analizzeremo ed eccoli qua ragazzi, questi sono tutti gli step, tutti diciamo gli stage possibili da farmare in questo evento e vediamo subito ragazzi che alcuni servono per i training items, alcuni ovviamente danno senso anche dei support items e così via, però gli stage che ci interessano oggi in particolare sono lo stage 4 e lo stage numero 6. Infatti, come potete vedere, lo stage 4 ci droppa la C21, ovviamente quella base form, la classicissima C21 che ancora non è incazzata per così dire, la C21 quella normalissima e ragazzi può andare a tour, ovviamente qui lo vediamo subito qua sotto, ovviamente ce la droppano a SSR, vedremo se anche a me ce la dropperà in questo video e poi ragazzi vedrete che questa C21 qui va a tour, quindi praticamente diventa la C21 quella per appunto trasformata per appunto con queste medaglie. Queste medaglie dove si droppano? Si droppano nello stage numero 6, infatti come vedete sia la Z-Hard che il Normal droppano, può droppare come ovviamente lo stage 4 per le copie, può droppare ovviamente le medaglie e ovviamente le copie per i vari stage. Quindi ragazzi andremo subitissimo a vedere lo stage 4 e subito dopo andremo a vedere lo stage 6 per appunto per farmare le copie, però per farmare le medaglie, scusate. Io ovviamente ragazzi lo sto registrando appena uscito l'evento, andremo a fare questo qui e poi ragazzi andremo a fare lo stage 6 che per appunto è l'ultimo che ho fatto, utilizzeremo ovviamente un team classicissimo, uno che ho a disposizione lì per lì, in questo caso il Metamor e ragazzi vi ringrazio davvero tantissimo per il supporto che mi state dando in quest'ultimo periodo, siete davvero fantastici e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e mettete un bel pollice dall'insù perché stanno per arrivare cose davvero molto molto grosse tutte per voi, quindi mi raccomando e ovviamente seguitemi anche su Instagram. Se volete tutte le varie news o chi lo sa, magari anche delle sculate in singola che purtroppo sul canale non posso portare e che per appunto solo quelli che mi seguono su Instagram si possono gustare. Dai, allora vediamo subito che ci sono tre strade ovviamente fermate da Tian Shinhan, da Yamcha e ovviamente da Trunks Super Saiyan, quelli ovviamente malvagi, per così dire, definiamoli malvagi. Prendiamo ovviamente una delle tre strade, tanto non ci cambia assolutamente niente. E vediamo subitissimo che c'è da affrontare Trunks e anche Krillin, ovviamente ragazzi, quelli di Dragon Ball FighterZ. Detto questo, le copie, ecco, di Dragon Ball FighterZ. Detto questo, ovviamente li sconfiggiamo, classicissimo, ripeto, questa è una guida per i meno esperti del gioco o per chi magari non sa dove andare a parare per farmare l'SA di C21, ovviamente per chi è un pochettino più esperto, ragazzi, sa già come funziona il gioco, sa già dove andare a trovare gli eventi, ma questo è normalissimo, ragazzi, man mano che uno ci prende la mano con il gioco è normale. E quindi ragazzi andiamo subitissimo a vedere insieme come funziona questo evento. Ovviamente abbiamo già visto il primo step, non è finito qua. Intanto l'abbiamo sconfitto, come vedete ragazzi è davvero facilissimo fare questo primo step. E lo step successivo in pratica consiste ovviamente di andare verso la nuvoletta Speedy che ci porterà dal nostro avversario definitivo, che in questo caso è Cell. Che alla fine non capisco perché ci sia Cell, ma comunque va bene. Vabbè, è un androide, ci sta. Cell STR, ovviamente la forma SSR, quella per appunto del Cell STR. Perfetto, lo sconfiggiamo comunque al stesso avversario. E in teoria, essendo lo stage 4, ci potrebbe droppare una copia di C21, o meglio la C21 base form. Quindi, ragazzi, dobbiamo stare un pochettino, diciamo, dobbiamo sperare che ci droppi questa copia.
di C21, come vedete questo ha un pochettino più di vita, ma vabbè, l'ho attaccato un fisico, ragazzi, quindi è normale che resista un pochettino di più. Vabbè, se attacca, se si spammava una special Gogeta Trunks, è ovvio che lo shottava male, però vabbè, infatti guardate. E guardiamo, no, ok, non ci ha droppato la copia, quindi ragazzi, come vedete, il drop è casuale, infatti non c'è una c'è sicuramente una percentuale di drop, però comunque potete benissimo dropparla 10 volte su 10 no, e poi 10 volte su 10 sì, oppure come dire, su 10 ne droppate 7, dalle 5 alle 7 volte, per dire, ovviamente se sculate e droppate tutte le volte che fate lo stage, e ovviamente avete fortuna. Ok. Ok, questo primo stage l'abbiamo fatto, ovviamente ragazzi è lo stage 4, che vi ripeto, lo stage 4 vi serve per farmare le copie di C21 con state base form ad SSR, e ragazzi andiamo a fare lo stage 6, che per appunto vi servirà per portare a tour la C21 ovviamente farmata dallo stage 4, quindi ragazzi prendiamo un Gogeta a full ability e andiamo subitissimo dal nostro avversario. Devo fare anch'io per la prima volta lo stage 6, colto la palla al balzo di farlo insieme per la prima volta, in modo tale da vedere meglio insieme cosa ci aspetta in questo evento. Ovviamente schiviamo tutti i vari danni possibili e guardiamo un po' dove andiamo. Ovviamente vediamo subito che c'è C16, quello ovviamente di Dragon Ball Fighters. E Dragon Ball Fighters, che comunque è un gioco abbastanza carino. Ok, questa dovrebbe essere la forma SSR, quella che troviamo ovviamente nella batch di C17. E andiamo ovviamente a sconfiggerlo. Vabbè, qui con una special è logico che lo distruggiamo, perché siamo anche in vantaggio di type, ragazzi, ed è normalissimo, davvero. Ok, dai, speriamo in bene. Oddio, ma cosa speriamo? Più che altro speriamo di droppare le medaglie, perché almeno una copia la volevo farmare di C21. Sono sincero, tanto per averla, niente di che. Guardiamo. Ok, infatti me lo immaginavo che non era finita qui. Infatti ragazzi andiamo ovviamente allo stage successivo, dai, mi sto inceppando in un modo assurdo. E per appunto abbiamo davanti a noi C21. Ok, spammiamo subito una bella special con il nostro full ability nei friend. Nei friend sicuramente, ragazzi, la shottiamo male, ma proprio male. Ok, tra l'altro questa C21 è quella ad SSR che... No, è quella ad SSR? Sì, è quella ad SSR che troviamo nello spacchettamento, per così dire, di C17 e di C21. Perfetto, ci ha droppato la medaglia. Perfetto, come vedete il drop è sempre sulle 1, una medaglia, forse 2 se vi va bene, a ogni volta che lo fate. Ovviamente anche qui c'è la possibilità di non droppare medaglie, ma questo, ragazzi, ormai nelle story event è normale, lo sappiamo benissimo. Davvero, in tutti gli story event è così, puoi droppare come non, ed è normale, ripeto. E quindi ragazzi, per farmare l'SA della C21 STR, quella pullabile, ovviamente ragazzi dovete soltanto fare lo stage 4 per farmare le copie di C21 e poi ragazzi portarla a tour nello stage 6. Detto questo ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per la visione, intanto però prima di finire il video andremo a vedere insieme quante medaglie servono per portarla a tour, ovviamente la C21 free to play, e ragazzi vediamo subitissimo che servono 10 medaglie per portare ogni copia della C21 SSR a tour, quindi ragazzi dovrete farmare all'incirca 90 medaglie, perché per appunto ne bastano 9 di C21 a tour per darle in pasto a questa, per così dire in pasto, e ovviamente portarle a 10. Quindi ragazzi, in pratica dovete farmare 9 copie della C21 base, portarla a tour tutte e 9, e ovviamente ragazzi darle 90 medaglie, no, in totale farmare 90 medaglie del suo evento, quindi è un bel farm da fare. E detto questo ragazzi, il video può terminare qua. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video breve ma diciamo abbastanza pieno di contenuti vi sia stato d'aiuto, e soprattutto che vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like e un commentino qua sotto, condividete, ragazzi, mi raccomando, siete i migliori. Noi ci vediamo questa sera alle 17 in punto, come ovviamente ogni giorno al solito appuntamento. Vi ringrazio ancora e ciao a tutti.